Si è tenuto domenica 31 ottobre a Castellabate la manifestazione Coresmus Campania, incontro delle società operaie di Mutuo Soccorso Campania e Lucania. L'evento è stato organizzato dalla società Mutuo Soccorso Libertà e Lavoro di Castellabate, che vede in prima linea il presidente Nicodemo Guida e il segretario Enrico Nicoletta. Domenica 31 ottobre 2021 ci troviamo a Castellabate per questa assemblea regionale delle società operaie di Mutuo Soccorso, Campania e Basilicata, hotel, ristorante Madonna della Scala. Io sono qua stamattina proprio per rappresentare la grande vicinanza che il Comune di Castellabate, quindi la nuova amministrazione con il sottoscritto sindaco, ha verso queste grandi realtà. Sono realtà storiche che vanno sostenute, vanno come dire, insomma, va data una mano in tutti i sensi, quindi loro stamattina faranno questa bella assemblea regionale, ci saranno altre realtà che verranno dalla sala consilina. Infatti leggevo lo statuto, ho visto che questa società nasce nel 1884, immaginate, 9 settembre 1884, banda di 290 soci, quindi voglio dire, costituisce veramente una grande realtà per Castellabate e fanno tutto un grande servizio, rendono un grande servizio al comune, perché come sapete si occupano dei servizi cimiteriali, hanno due cappelle all'interno del cimitero comunale, quindi svolgono veramente un'attività anche sociale, dal punto di vista sociale, oltre che aggregativo e tutta una serie di servizi che effettivamente loro danno. E noi siamo vicini a loro, la nuova amministrazione sarà vicina a loro e tutte le altre associazioni che vorranno fare per questo grande territorio. Quindi, oltretutto, voglio ringraziare il presidente di questa grande società Mutuo Soccorso, che è Nicodemo Guida, che davvero si sta adoperando da tantissimi anni, credo che siano circa 40 anni che lui fa questa attività, ma con grande passione, devo dire, e abnegazione, tutti i giorni lo vedo impegnato in questa attività. Oltre ringrazio il presidente e saluto il presidente di Sala Consilina, che già sta qui, il dottor Calandrillo. Tra poco arriverà anche il sindaco di Sala Consilina, quindi al quale vanno pure i miei saluti. Quindi saluto un po' tutte le rappresentanze, tutti i soci che oggi sono qui a questa bellissima assemblea. Io sono contento di ciò come si è svolta e spero che un giorno ci siano delle manifestazioni superiori a quelle di oggi, che porta avanti il nome di Castellabate, non per il presidente Nicodemo Guida, che rappresenta questa società, ma per il Castellabate, per l'amministrazione comunale, per il comune, per tutta la gente di Castellabate che va in tutte le parti d'Italia, viene nominata Castellabate. Questo è il mio sogno. Io ringrazio tutte le associazioni presenti che mi hanno dato l'onore di partecipare a questa grande manifestazione, che io con loro non entro troppo a conoscenza, non li conoscevo a tutti, ma l'ho conosciuti oggi e ne sono molto contento. Io ringrazio al sindaco di Castellabate che ci ha onorato per questa manifestazione. Veramente mi ha fatto molto piacere e ringrazio il sindaco di Sala Consilina che è sempre presente in mezzo a noi, sperando un giorno di poter fare ancora un'altra festa, di poterci riunire ancora tutti uniti, essere d'accordo a fare una sola famiglia. Praticamente questo incontro è importante, innanzitutto per raggruppare le società operaie della Campania e della vicina Basilicata, che diciamo come numericamente non sono molte rispetto ad altre regioni d'Italia, però sono importanti per la loro storia, per la loro antichità, perché sono tutte società che hanno oltre 150 anni di storia. Beh, una cosa splendida. Io ho preferito aggiungere ore al mio percorso, sia nel venire qua a Castellabate e lo sarà anche nel ripartire, perché è sempre troppo bello. Ringrazio Dio che tre giornate, ieri, oggi e spero che lo sia anche domani, che fa, diciamo, ancora ammirare ancora di più quello che sono questi posti. Beh, io sinceramente vengo dal Conero e molti conoscono e mi dicono: ma anche tu stai in un bel posto. Però qua è sempre un'emozione, mi vedete anche le persone, ma l'ambiente stesso, i luoghi mi creano sempre tanta tanta emozione. Erano 2 anni che non venivo e ho rinunciato
ad altre cose, ma sono voluto proprio venire. Spero che sia di buon auspicio comunque per tutti noi. Che siano molto importanti questi incontri nell'ambito delle varie società, le varie sezioni delle società di mutuo soccorso, proprio per fare il punto della situazione su quelle che sono le varie azioni che vengono poste in essere con un medesimo fine. Oggi è stato molto importante perché c'è stato il confronto con tante realtà che non sono tanto vicine a noi come può essere Capri, e a me fa sempre piacere come sindaco, come amico più che altro, partecipare a questi incontri. Sono sempre presente anche per il mio particolare rapporto di amicizia con Nicodemo, perché è una persona squisita, e credo che l'operato di queste società debba continuare, l'operato soprattutto nel sociale. Il momento come questo, che sembra di ripartenza, deve essere di rinascita, anche se dovremo mantenere sempre alta la guardia onde evitare che ci si possa ricadere negli errori del passato. Una